Io sono Martina e in questo video vi farò vedere la mia morning routine da studentessa universitaria. Infatti, se avete visto i due video precedenti, dove appunto parlo del mio percorso dal 2018 fino ad adesso per entrare all'università a 17 anni, saprete che io sono in università appunto e non sono più al liceo. Quindi ho deciso di fare un video un po' a tema università per farvi vedere la mia giornata, o meglio la mia mattina, e quindi spero che vi possa interessare. A proposito del video precedente, che in realtà ho diviso in due parti, vi voglio veramente ringraziare per il responso positivo che mi avete dato. Mi ha fatto molto piacere leggere i vostri commenti e quindi davvero grazie di nuovo. Quindi vi ricordo di iscrivervi al mio canale per non perdere tutti i prossimi video e adesso partiamo con la morning routine. Allora, intanto specifico che io faccio le lezioni asincrone. Questo vuol dire che io non ho delle lezioni live che devo seguire a una determinata ora del giorno. I miei professori alle 9:30 di lunedì, mercoledì e giovedì caricano delle lezioni e quindi io le posso seguire quando voglio. L'importante, insomma, è che le seguo. Questo perché per il mio corso non c'è l'obbligo di presenza e di conseguenza neanche di ascolto delle lezioni online. Però trovo questo metodo molto comodo perché mi permette appunto di scegliere quando svegliarmi e gestirmi il mio tempo, in modo poi anche da gestire anche gli impegni al di là della scuola, dell'università, perché infatti magari se ho degli appuntamenti, non so, devo uscire, devo fare delle cose, riesco a gestirmelo bene. Posso anche vedermi i video alle 2 di notte volendo, però non lo faccio. E quindi devo dire che è molto comodo così. Utilizziamo una piattaforma che è usata dall'università, quindi comodo. E dato che le lezioni le pubblicano alle 9:30, io mi sveglio per quell'ora, alle 9:30, in modo che alle 10 sono operativa, mi cambio, anche se non sempre mi sono cambiata, mi sono messa una maglietta un pochino meno pigiama e poi dopo mi sono pettinata i capelli, cosa che faccio sempre, e poi controllo un attimo le notifiche, non so, rispondo ai messaggi su WhatsApp, intanto insomma mi sveglio. Vado in bagno, mi lavo il viso, applico una crema e in genere la mattina, visto che so che starò seduta per diverse ore, almeno 3, metto delle creme molto idratanti che vanno magari usate 2-3 volte alla settimana, oppure faccio direttamente delle maschere in modo che almeno la mia pelle nel mentre si fa un trattamento, ecco. Vado in cucina. Di solito mangio qualcosa di molto leggero, quindi o del latte con 2-3 biscotti oppure uno yogurt. Lo yogurt mi piace molto perché me lo posso portare in camera e mangiarlo mentre che studio, che è una cosa che mi piace fare perché la mattina non ho sempre fame e quindi se mangio velocemente subito, non lo so, non mi piace, preferisco mangiarlo lentamente e quindi, visto che non voglio perdere tempo, lo faccio mentre magari seguo le lezioni. A prendere un caffè con me? No. Mangio il mio yogurt. Ma tu mangi lo yogurt al caffè? No, è alla stracciatella. Ah sì, è vero. E vabbè, da qui parte la parte, diciamo, noiosa, cioè che studio. Quindi apro la piattaforma e inizio a vedere i video che hanno caricato. Bene, buongiorno a tutti, spero stiate bene. In questo periodo sto seguendo solo 2 corsi, cioè statistica 1 e analisi 1, quindi inizio sempre con statistica perché ho un esame a breve e in genere prendo appunti e poi dopo comunque faccio delle pause, ma raramente, cioè visto che i video sono mediamente di 2 ore, 2 ore e mezza, cerco di fare almeno 1 ora senza pausa e poi dopo un'altra ora e la pausa al massimo di 10 minuti perché voglio assolutamente finire almeno statistica prima di pranzo. Poi oggi sono stata abbastanza brava e veloce che sono riuscita comunque a finirla a mezzogiorno,
quindi di conseguenza sono riuscita a fare analisi 1, il primo video di analisi 1 prima di pranzo. E vorrei fare anche un video un po' più approfondito sul mio metodo di studio, perché penso che possa essere utile magari vedere un video appunto in cui uno spiega più o meno quello che fa, che può aiutare gli altri. Infatti in questo video potete vedere che io prendo appunti, però in genere non ricopio proprio tutto quello che fanno, cioè prendo appunti dal punto di vista di aggiungere le cose che magari non sono scritte sulle slide ma che loro dicono, oppure cose che servono a me per capire dei procedimenti, tipo una dimostrazione, magari vederla semplicemente fatta non mi aiuta, se magari mi faccio delle note del tipo qui fa questo, aggiunge questo, poi sottrae questo, mi aiuta insomma a capire le cose. Però non prendo più gli appunti che magari prendevo al liceo, in cui dovevo scrivermi tutto perché poi non avrei più potuto avere il materiale della prof, visto che a me mettono a disposizione le slide, gli appunti, le dispense e poi anche i video che posso ascoltarmi quando voglio, no? Poi un'altra cosa che cerco di fare appunto è vedere i video in modo molto concentrato, in modo tale che appunto non devo rivederli, perché infatti diciamo che è abbastanza uno sbatti dover vedere un video di 2 ore e mezza magari in modo distratto e poi dopo non capire le cose doverlo rivedere, perché alla fine sono 5 ore, anche perché poi in realtà vedere un video di 2 ore non è effettivamente 2 ore, sono probabilmente 3, 3 e mezzo, perché comunque ti fermi, cerchi di capire, magari scrivi, ti devi fermare e tornare indietro, quindi ci si mette un po' di più. Anche questa lezione verrà interamente dedicata. Quindi cerco di farlo una volta sola e di capire le cose. Poi comunque mi è capitato magari di rivedere dei pezzi di video, però mai tutta una lezione intera. Direi che questa è la mia morning routine, cioè non c'è molto da dire, mi dispiace, volevo fare un video più lungo, magari farvi vedere il pranzo, però a quel punto non sarebbe più stata morning routine, però effettivamente la mia mattina è così, cioè sono stata strarealista, cioè non sono una che si mette lì a farsi pancake, a farsi il caffè, quando durante la settimana ho un sacco da studiare, perché poi magari se il pomeriggio voglio anche semplicemente uscire per vedere una mia amica, devo veramente concentrarmi molto la mattina, e anche se non sono una persona molto mattiniera, la mattina la voglio rendere molto produttiva, perché mi sentirei in colpa sinceramente a passare tutta la mattina a non fare niente. Quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se volete vedere un afternoon routine o una night routine, infatti quello del metodo di studio me l'avete già richiesto e penso proprio che lo farò, perché dovrebbe essere un video interessante. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e grazie ancora per tutto il supporto che mi date ogni giorno, ci vediamo presto, ciao!